Le attività di distribuzione automatica a Barletta resteranno chiuse dalla mezzanotte alle 7 di mattina e questa è la decisione del sindaco Cosimo Cannito, che ha colpito come un ciclone i tanti giovani imprenditori che hanno investito in questo settore e le loro famiglie. Sulla vicenda, da parte del sindaco e del suo staff, bocche cucite con un laconico non comment. Atteso probabilmente nelle prossime ore un incontro tra il primo cittadino e i rappresentanti della categoria per provare a trovare un punto d'incontro. Intanto sulla vicenda si registra la critica delle opposizioni, che parlano di un provvedimento drastico che si sarebbe potuto evitare con un'adeguata attività di controllo dei timer dei distributori che impediscono la vendita di alcol dopo le 22. Nel momento in cui doti una città di strumenti di civiltà che tutte le altre grandi città civili hanno, cioè quali appunto gli store H24, senza però la necessaria regolamentazione, quegli stessi strumenti di civiltà rischiano di diventare dei boomerang contro cittadine e cittadini. Sono spesso luoghi incontrollati. Nel momento in cui io pongo un divieto che penalizza anche chi invece è civile e di quel luogo ha bisogno, perché magari in un'ora X della notte ha bisogno di andare a comprare l'acqua piuttosto che il latte, piuttosto che un altro bene di prima necessità e di facile consumo, ripeto, laddove sono chiuse i supermercati, laddove sono chiusi i locali notturni che distribuiscono bevande di qualsiasi natura, noi chiudiamo la città. Noi penalizziamo i cittadini e le cittadine che invece sono civili e meritano quei luoghi, se quei luoghi sono luoghi di civiltà.